Presentate oggi le iniziative organizzate in occasione di 40 anni di salute in Piemonte, anniversario del Sistema Sanitario Nazionale. Tra gli intervenuti in occasione della presentazione del progetto, il Presidente del Consiglio regionale Nino Boeti. Questo è un anno particolare per il nostro Paese, il 70° anno della promulgazione della Costituzione italiana, il 40° anno della legge Basaglia ed è anche il 40° anno di Costituzione della legge 833. La legge che ha istituito il sistema sanitario nazionale, un sistema sanitario che è previsto in Costituzione, che è equo e universale, vuol dire che tutti i cittadini hanno pari diritto nell'accesso indipendentemente dal reddito e dalla condizione sociale. La nostra Costituzione è l'unica che dice che è necessario offrire cure gratuite agli indigenti. Sono stati 40 anni impegnativi in cui il nostro Paese ha fatto grandi progressi e oggi il sistema sanitario nazionale è tra i migliori sistemi nel mondo, ma tutto può avere un termine o tutto può essere in discesa, quindi il titolo dice 40 anni e oltre, perché ci auguriamo che i prossimi 40 anni siano utilizzati per costruire ulteriormente un sistema di qualità dell'interesse dei cittadini del nostro Paese. Presenti inoltre l'assessore regionale alla sanità Antonio Saitta, il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Torino, Guido Giustetto, Massimiliano Sciretti, presidente della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche e la professoressa Nerina Dirindin, presidente Coripe Piemonte. Sono 40 anni che possiamo contare su un servizio sanitario nazionale finanziato con la fiscalità generale, quindi solidale, sobrio e con buoni risultati di salute per tutti i cittadini. La Regione Piemonte ha deciso di non lasciar passare inutilmente questo anniversario, ma di cogliere l'occasione per riflettere sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale, con due obiettivi fondamentali. Uno, riconoscere il valore del lavoro che tanti professionisti e tanti volontari quotidianamente svolgono sul territorio della nostra regione, e secondo, dare motivo di speranza per i cittadini che in momenti di grandi difficoltà qualche volta rischiano di perdere la fiducia nelle istituzioni.